Amiche, carissimi amici, buonasera, buonasera, buonasera dal vostro caro, ditelo voi, Giocherellone. Avete capito bene, il vostro caro amico, il Giocherellone, è tornato anche oggi per farvi che cosa? Sicuramente gli auguri di buon fine anno, nonché per farvi vedere un titolo che veramente è stato uno dei prodotti maggiormente identificativi di Sega in sala giochi negli anni, alla fine più o meno degli anni 80. Stiamo parlando di Alien Syndrome, e Alien Syndrome esce praticamente sul filone dei film di Aliens, quindi c'è questo, diciamo, questo amore, questa curiosità nei confronti dei titoli sci-fi, ovvero scientific fiction, che viene portato anche nelle sale giochi, anche nel videoludo. Alien Syndrome quindi è uno sparatutto con vista a volo di uccello, anche abbastanza difficile, che eccola qua, Emily Thor, Osanna nell'alto dei cieli. Cara Emily Thor, buongiorno a te. Io e la Giocherellona stiamo molto discutendo sul fatto di fare praticamente delle live al fine di farti trovare per te l'uomo ideale. Ovviamente questo deve essere da te anche approvato, nel senso che sei tu che poi dopo ovviamente vieni presa in considerazione. Quindi ovviamente questo ti porterà, visto ovviamente anche la tua forte presenza sul canale, lo sai che io e la Giocherellona tendiamo a premiare chi tanto ovviamente tende a supportare il canale anche con la sua presenza, quindi sicuramente un regalo che vogliamo farti, dove tu ovviamente sarai in prima linea, per come se fossi sul trono praticamente di uomini e donne. Ecco qua, uomini e donne, se ti vuoi a supportare, no, sei una brava persona alla fin fine. Allora tu quando entrasti praticamente sul canale Giocherellone, purtroppo ti fu fatta una cattivissima pubblicità, ecco qua, non sappiamo per quale motivo, che non sappiamo nemmeno che cosa ci fosse dietro. Sicuramente non ti sei dimostrata tale, anzi sei ovviamente sempre molto partecipe sul canale, quindi vorremmo dedicarti una serata per Emily Thorn. Questo ovviamente è il regalo che vogliamo farti. Soffro di solitudine e voi mi fate tanta compagnia. Bene, perfetto. Babus 2099 si è abbonato al canale, ragazzi, grande Babus. Babus, per prima cosa, non posso che ovviamente ringraziarti, non posso ovviamente che abbracciarti anche virtualmente per questi ben 3 mesi di abbonamento che ti sei fatto praticamente al canale Giocherellone. Ovviamente tu sai quali sono le migliorie, le altre migliorie tendenzialmente le troverai anche su YouTube, non è necessario per te sicuramente abbonarti anche su YouTube, non ti preoccupare, video dedicati, lettura di temi natale anche più volte al mese e ovviamente videogiochi su grande richiesta. Caro Babo, il prossimo anno ti mando il mio file di Excel. Caro Babo 2099, mandami il tuo file di Excel quando vuoi, io sono sempre a tua disposizione. Ricorda che puoi farlo privatamente, pubblicamente, tramite UTD, anche tramite Google Drive, il mio parere personale. Ti informo che io e la Giocherellona vogliamo fare un regalo ad Emily Thorn, che veramente, come puoi vedere, è VIP. Si sta attivando sul canale, le dice che soffre di solitudine e quindi vogliamo fare un grande regalo a questa signora, a questa ragazza, ecco qua, con una serata per Emily Thorn. Una serata per Emily Thorn sarà praticamente una specie di trono, praticamente Emily Thorn sul trono, e andremo nel just chatting di Twitch, quindi moderato da me e dalla Giocherellona, o eventualmente se la Giocherellona Luna starà lavorando solamente da me, al fine sì di trovare degli uomini ideali che poi Emily Thorn potrà conoscere in maniera totalmente sicura, quindi senza ovviamente esporre Emily Thorn diciamo alla mercé dei porcelloni, ecco qua, quindi tutelata non solo ovviamente da me e dalla Giocherellona, ma anche, pensa, addirittura dagli altri membri del gruppo, quindi veramente super protetta. Purtroppo oggi voi sapete che ci sono tanti problemi legati a chi cerca sicuramente di conoscere o addirittura l'amore sul web, e quindi ovviamente una persona come Emily Thorn può essere fortemente adocchiata. Sappiamo già che Emily Thorn, quando viene sul canale, ci racconta ovviamente di aver subito delle dipendenze affettive, ecco qua, delle dipendenze affettive, fu trattata anche molto molto male e fu anche fortemente denigrata, ecco qua, da un utente di cui ovviamente non mi sento di fare il nome. A fronte di quelle che sono state le consultazioni mie e della Giocherellona, nonché mie con gli altri membri del gruppo, abbiamo deciso di fare questo regalo a Emily
per l'arrivo appunto di questo anno. Quindi sarà sicuramente una cosa positiva, in modo tale non di certo da mandare via Emily, ci mancherebbe, speriamo che rimanga sempre con noi, ma proprio per farle trovare l'uomo ideale con cui passare tendenzialmente il resto della sua vita. Abbiamo cercato con Alessandro Arcangelo, è andato via, abbiamo cercato con Eugenio è un timidone, abbiamo cercato con Valerio che Terbir ma voleva solo i bomboloni di Emily Torno. Vediamo un pochettino anche con gli altri, vediamo delle persone serie vogliose di avere a che fare con Emily Torno, che è una persona molto discorsiva, una persona ovviamente molto, ecco qua Gasmizone è arrivato, caro Gasmizone, devi sapere che io la giocherellona vogliamo fare un regalo a Emily Torno per la sua fortissimissima presenza sul canale, sarebbe una serata con Emily Torno sarà la tronista, noi saremo i moderatori, pensa un pochettino, e cercheremo degli spasimanti che poi Emily Torno andrà a selezionare tendenzialmente tramite i nostri social network o anche privatamente, sono cose poi dopo di Emily Torn, in modo tale da poter ovviamente alla cara Emily Torn far trovare un uomo quanto più velocemente, ma un uomo di qualità. Quindi non vogliamo ovviamente i porcelloni, o almeno poi che figurati una serata per Emily Torn. Quindi sarà sicuramente una cosa simpatica, anche perché Emily poi dopo giustamente anche nella posizione in cui si trova può essere anche avvistata da persone anche non troppo corrette, che possano volerla sfruttare, che possano volerle ovviamente solamente per motivi, diciamo volerla cercare solo per motivi carnali, quindi sarà un grande regalone, ecco qua. E vabbè, poi avviseremo Emily ovviamente della serata e sarà un just chatting, quindi non ci sarà videogioco, solo just chatting. In che posizione si trova Emily? Allora lei è del Piemonte, quindi giustamente è molto importante anche secondo me la vicinanza geografica, però ci sono anche tante persone che dicono io sono disposto a spostarmi, io, ecco qua, eretta, sta in piedi, ecco qua. Ma il problema sai qual è? Che purtroppo a volte quando gli uomini vedono che c'è una donna tendenzialmente che è libera e che ovviamente cerca un compagno con cui stare, con cui passare il resto dell'esistenza insieme in maniera spensierata e simpatica, e oltretutto non ha economicamente bisogno, almeno quello che ci ha detto Emily, sicuramente può essere fortemente adocchiata da persone anche malintenzionate, ecco qua. E quindi diciamo questo sarà la nostra forma di tutela nei confronti della carissima Emily Torno, pensate un pochettino. Quindi, e sicuramente ci buttiamo avanti anche degli elementi legati all'astrologia. Quindi Emily ci farà praticamente una lista di quelle che sono i suoi interessi in ambito ovviamente maschile, quindi l'eventuale, diciamo, tutte le caratteristiche che cerca in un uomo, e noi ovviamente andremo poi dopo ad attirare questi uomini in modo tale che possano, diciamo, presentarsi in una maniera anche molto cavalleresca alla cara Emily. Andiamo ragazzi comunque adesso a provarci questo mitico Alien Syndrome, nuovo personaggio, carica persone, illumina partite salvate, opzioni, riconoscimenti. Questa è la versione Personi PSP. Poi, qui ovviamente possiamo cambiare il nome, ma va bene così. Ecco qua, esperto in demolizioni, vedete abbiamo varie tipologie di personaggi. L'esperto in demolizioni, vedete cambiano le caratteristiche, ovviamente le tipologie di arma, l'incendiario, forza, destrezza, precisione, resistenza, sia la praticamente cosa, sia l'esperto di sopravvivenza, inizia con il fucile, il laser, MK1 e le seguenti abilità. Carro armato, letale nel corpo a corpo con armi da mischia, inizia con il distruttore, MK1 e le seguenti abilità. Occhio di falco, maestro in armi a fuoco, inizia con il fucile, gas, MK1 e le seguenti abilità. Esperto in demolizioni, ok, perfetto. Mi stuzzica praticamente questo sia la ragazza. Andiamo a fare giocatore singolo, nuova partita, e quindi mettiamo normale, quindi sarà veramente qualcosa di divertentissimo. E mi ritorno, saranno favoriti quelli che saranno aggiustare quello che si rompe in casa, o chi sa fare, sa dare il bianco. E se fossero tutte queste, diciamo solamente queste cose, e mi ritorno, pensa a questa cosa qua, prepara una lista di quelle che sono le caratteristiche che tu vorresti in un uomo, così che noi possiamo ovviamente preparare un'immagine con le caratteristiche di questo uomo, e poi ovviamente piano piano arriveranno sicuramente tanti ragazzi. Tu sai che Twitch nella maggior parte dei casi è frequentata da uomini, da ragazzi, quindi sarà sicuramente qualcosa di altamente divertente, ma allo stesso
stesso tempo faremo un ottimo regalo di Natale posticipato, un regalo di Natale posticipato proprio a te, che tanto ti sei, ovviamente sei in presenza sul canale. Sicuro non ti serve un imbianchino più che un compagno. E va bene, adesso vediamo caro Gasmizzone, perché ovviamente Militono dice sì, ok, il bacetto, sì, ovviamente l'abbraccino. Però ovviamente vuole anche, diciamo, un aiuto in casa anche per non avere persone strane in casa. Quindi vedremo Gasmizzone che cosa succederà. Sicuramente andremo a tutelare Emily in modo tale che ovviamente possa evitare di trovarsi in brutte situazioni. Sai che Emily ha avuto, diciamo, una dipendenza affettiva, e sai bene anche con chi, e quindi giustamente non vogliamo che si ripeta la stessa cosa. Stava cadendo anche in una dipendenza affettiva dettata anche dalla problematica della solitudine con Alessandro Arcangeli, e quindi giustamente non vogliamo sicuramente questo. Non perché Alessandro Arcangeli o l'utente, di cui ovviamente ben conosciamo il nome e il cognome nonché il nick, siano cattivi, però ovviamente Emily si potrebbe dire che deve essere sicuramente supportata. Emily torna, dice Gasmizzone, lo so, però quelli che non sanno fare niente non mi attirano. Perfetto, quindi ti serve una persona che sia pratica, una persona attiva, una persona con carattere. Vedremo. Prepara diciamo la lista, scrivila poi dopo pubblicamente su Discord, del tuo uomo ideale, con fascia di età sicuramente, perché non troppo piccolo né troppo grande. Il mio parere personale è non andare troppo sotto i 5 anni e non sopra i 5 anni, questo è il mio parere personale. E poi sicuramente, ecco qua, Emily cosa sa fare, ecco qua, non mi serve il terzo figlio, insomma. No, non ti serve il terzo figlio sicuramente, Emily, ti serve il compagno con cui passare il tempo. Bisogna capire se lo vuoi con figlio o senza figli, bisogna capire un attimo di che colore vuoi che abbia gli occhi, di che colore abbia i capelli, ma i capelli tu lo sai, se ovviamente lo prendi quarantenne saranno sicuramente o tinti oppure ovviamente un pochettino saranno, che ti posso dire, saranno praticamente bianchi, quindi grigiastri, oppure ovviamente saranno così, come si chiamano, e poi ci devi dire per esempio l'altezza, non molto molto importante ovviamente sapere l'altezza, molto molto importante ovviamente sapere anche il grado e il livello di studio. Carnazzone, non mi provocarmi, il cotto è servito, il cotto è bananone praticamente. Vediamo un pochettino quindi, ragazzi, che cosa uscirà con Emily, con la cara Emily. E Emily sicuramente si sta dando moltissimo da fare sul canale, quindi la vogliamo premiare. Quindi preparati, Marco Carnevale, sarà la nostra tronista praticamente. Sarà una tronista, è una cosa che in realtà io e la Giocherellona avevamo già pensato. Pensate un pochettino, avevamo già pensato con il mitico la mitica posta del cuore praticamente del Giocherellone. Quindi veramente sarà qualcosa, ti ripeto, di divertentissimo. E poi ovviamente andremo a tutelare Emily, quindi non, di certo non la lasciamo sola in questa grande avventura. Emily torna, intanto ovviamente potresti anche dirci quelli che sono ovviamente i tipi di uomini che ovviamente tu vuoi conoscere, e ovviamente per esempio quanto deve essere alto, come deve essere. Carnazzone, che ho chiesto montarmi uno scaffale, che sarà mai, ma infatti, ma figurati. Carnazzone, una brutta cosa da dire, che non ti piace chi non sa fare niente. E beh, Marco Carnevale, però diciamo una cosa, non tutti cercano il bambolotto. Allora Emily torna, forse dice io voglio una persona che praticamente voglio una persona che ovviamente sappia fare qualche cosa. Quindi caro Marco, ognuno è fatto in un modo, ognuno cerca qualche cosa, quindi vedremo un pochettino che cosa succederà ovviamente. Quindi grande divertimento. Ecco qua, ho già due figli, voglio un uomo, quindi come lo vuoi? Vuoi praticamente un uomo che abbia dei bambini? Ecco qua, quindi anche in modo tale che ammetti conto far crescere anche i tuoi figli con altri bambini, oppure vorresti per esempio, che ti posso dire, un uomo diciamo alto 1,80 m, 1,70 m, muscoloso, snello, va bene anche se ha un po' di pancetta, che ti posso dire, quindi un carattere forte. Quindi ti piace essere dominata da quest'uomo, e allora sicuramente ecco qua, quindi non cattivo ma con un carattere deciso. Perfetto, quindi un uomo deciso, ecco qua. E quindi ovviamente
ovviamente non faremo altro che ovviamente alla cara Emily di procurare un uomo praticamente del genere. Ragazzi, mi è scoppiato praticamente il missile tra le gambe qui sopra, esatto, quindi non una persona cattiva, ma una persona tendenzialmente una persona come si chiama, forte di carattere. Gli piace stare a guardare l'uomo che fa cosa, beh, è una cosa positiva, per farti capire, una cosa molto positiva questa cosa qua. Quindi quale sarebbe il problema, quale sarebbe il problema ovviamente su questo? Ecco qua, vedete ragazzi, abbiamo i guanticelli e ovviamente addirittura qui sopra possiamo salire in modo tale da evitarci questa situazione. Ecco qua, questa parte qua non si può aprire, ragazzi. Quindi ovviamente un uomo che fa le cose, Carnazzone è una persona che mi dia sicurezza, perfetto. Quindi una persona che ovviamente è dal punto di vista economico, cioè che lavoro che può fare, qualsiasi tipologia di lavoro, oppure cerchi metti conto una persona che sappia fare svolga praticamente un determinato lavoro, un determinato ruolo nell'ambito sociale. Dici, facci sapere ovviamente questa cosa qua, perché è una cosa molto molto importante ovviamente, il sapere, il conoscere praticamente se deve svolgere praticamente un ruolo o un lavoro molto particolare. Imprenditore, vabbè, vedremo un attimo. Va bene, potrebbe andare bene anche qualsiasi lavoro, caro Marco Carnevale, per forza imprenditore. Dice Emily Torre, che lavoro fa non mi interessa, basta che sia immorale o non sia... Ah, perfetto, vedi che bello, Marco Carnevale, che dice Emily praticamente, dice a me basta che ovviamente non sia un lavoro illegale, quindi ovviamente vuole una sicurezza per lei, tendenzialmente per i figli. Ecco, Carnazzone è toppato. Abbiamo Emily, per dirti, più volte ha detto praticamente che a lei non interessa praticamente il lato economico, e quindi sicuramente questa è una cosa estremamente positiva. Sicuramente non avrai, secondo me, problemi, ed è per questo che ovviamente io e la Giocherelluna vogliamo su questo tutelarti. Chissà chi arriverà, certo, sicuramente te lo posso assicurare, molti ragazzi si mangeranno le mani, molti ragazzi che ovviamente già conosci, potrebbe essere Alessandrino Arcangeli o anche l'altro ragazzo che ovviamente ti aveva dato una forte tristezza a quanto ovviamente tu hai noi riferito. Ecco qua, Carnazzone toppato, allora va bene, ma io credo il problema è che adesso Alessandro Arcangeli si mangerà le mani, perché so già che quando faremo la live è un ragazzo, un uomo per Emily Thorn, arriveranno ragazze da tutte le parti e ovviamente succederà il patatrac. Quindi ovviamente vedrai tornare senza alcun ombra di dubbio qualcuno che ti ha trattato male, perché purtroppo chi tratta male prima o poi torna sempre, perché si mangia le mani, ricordati anche diciamo questa cosa qua. E poi avremo praticamente, ecco qua ragazzi la chiave, avete visto, avremo ovviamente il ritorno forse di Alessandrino Arcangeli. Carnazzone, ma lui è sofisticato, ecco qua, ce la fila già, aspetta un attimo Gasmizzone, tu devi vedere adesso che cosa succederà. E mi ritorno, poi ci devi dire un'altra cosa, approfitto ovviamente di questa cosa che ha detto Gasmizzone, arriverà sicuramente una fila di ragazzi, sicuramente molti di questi saranno dei perditempo, già te lo dico subito, saranno dei perditempo, ovviamente si metteranno in mezzo a ridere, a scherzare, ecco qua, ma purtroppo è sempre così, è come il mondo del lavoro, ecco qua, quindi c'è il numerino come dal macello, c'è il numerino però caro Marco Carnevale, c'è il numerino, però ricordati che io e la Giocherelluna tuteleremo Emily, quindi sarà una live dove noi andiamo a tutelare e andremo anche purtroppo a buttare fuori eventuali diciamo porcelloni che arriveranno a voler fare loro le cose. Questo ovviamente è la cosa ovviamente principale, l'importante è che ovviamente la cara Emily Thorn sia tutelata. Ecco qua, farete una live su Discord con i pretendenti, faremo una live su Twitch, una just chatting legata, associata a quello che ovviamente vuole Emily Thorn. Ci deve dire però la fascia di età Emily Thorn, perché altrimenti arriveranno i ragazzi di 18 anni sicuramente e ci farà perdere il tempo. Quindi vediamo un po', faremo la serata tronista, quindi veramente sarà qualcosa di assurdo. Ragazzi, guardate il porcellone, qui il vermiciattolone, mamma mia, guardate qui sopravviene a essere di sotto Carnazzone, l'ha detto lui. Marco Carnevale, la live simpatica, la live ovviamente che lascia il segno.
Andiamoci quindi a vedere, andiamo quindi a capire, ragazzi. Oh, mamma mia, ragazzi, mi è scoppiato il verme tra le gambe, vedete un pochettino. Ecco qua. Allora, giocherello un A plus, J plus 11, buonasera a te, massimo 50, minimo 35. Perfetto. Allora, fai una bella cosa, mira, e il colore degli occhi è interessante. Ecco qua, ciao regina, J plus 11, ovviamente il nostro caro amico, il nostro grande amico, lo salutiamo, J plus 11. Qua stamattina stiamo giocando ad Alien Syndrome, ci stiamo preparando per una fantastica live, ciao caro J plus 11, penso un pochettino. Stiamo parlando della live dove Emily Thorne farà la tronista. Hai capito bene? Emily Thorne è una cara nostra ormai amica, si potrebbe dire, è stata presentata molto male da un nostro utente, o tendenzialmente da un nostro ex utente. E quindi che cosa è successo? Praticamente è successo che praticamente un po' tutti ci siamo ricreduti su Emily Thorne. Abbiamo capito che è una brava persona, abbiamo capito che è molto presente, è la cosa molto importante, per esempio, è la presenza, questo è importantissimo, e infatti si è meritata sicuramente lo stemma di VIP, si è meritata lo stemma di VIP. Però per Emily Thorne io e la giocherellona vogliamo farle un regalo, vogliamo fare una serata con Emily Thorne. Giocherellona è la nostra regina, è la tua regina sicuramente, anche la mia regina, la giocherellona, senza nulla togliere a Emily Thorne, sicuramente una carissima nostra praticamente iscritta, una carissima amica, però ovviamente io la giocherellona, quindi io sono della mia regina e la giocherellona, come penso che per Marco Carnevale la sua regina è una qualunque, ecco qua, e quindi giustamente senza nulla togliere ovviamente alla cara Emily Thorne, ci mancherebbe, però ognuno ovviamente ha il suo ruolo per il singolo utente, ecco qua, quindi è giocherellone, e quindi questa cosa qua. Detto questo, però, per Emily Thorne, visto che giocherellone Alessandrino 2, Alessandrino adesso mi sembra si stia preparando per la serata, perché stasera lavora in un locale Alessandro Arcangeli. Detto questo, me ne parlava prima praticamente in privato, diceva guarda, forse non potrò starci stasera in live, ecco qua come al solito, e quindi ovviamente mi potrai trovare forse praticamente non mi potrai trovare in live perché lavoro in un locale, e J Plus in Patagonia. Quindi ovviamente, caro J Plus, che cosa vogliamo fare? Un regalo per Emily Thorne. Faremo praticamente una serata, una serata con Emily Thorne praticamente, dove appunto andremo a cercare praticamente le faremo fare da tronista, al fine di tutelarla, al fine appunto di cercare un uomo giocatore fantasy. Infatti è un regalo che le facciamo, un grande regalo che le facciamo, sarà una serata sicuramente divertente, ecco qua, e Emily Thorne poi dopo verrà tutelata praticamente da noi, nella conoscenza ovviamente di queste persone, che ovviamente tu sai Emily Thorne è sempre una donna praticamente, senza un compagno, senza un uomo, e quindi purtroppo è anche molto, diciamo, su questo disponibile, molto discorsiva. Ecco qua, J plus 11 dice il giocatore potrebbe sentire la sua voce, la voce di Emily Thorne. Allora tu Emily Thorne la trovi su Discord, vai su Discord e trovi anche molti vocali, praticamente di Emily Thorne. J plus 11 prega e mi farò il miracolo, Emily Thorne, ecco qua, vedi J plus 11 ovviamente va a ridere e a scherzare con Emily. Detto questo, cari amici e care amiche, ovviamente dobbiamo ancora sapere da Emily il colore degli occhi di questa persona, oppure è ininfluente, e poi ovviamente il colore anche della pelle, perché noi ormai viviamo in un mondo dove ovviamente non ci sono solamente le persone bianche di colore, ma vanno bene anche i ragazzi di colore, vanno bene anche le persone ovviamente cinesi, ovvero orientali, e ovviamente l'altezza e la costituzione fisica. Occhi influente, bianco, quindi bianco, non vuol nero, ecco qua, non vuol ragazzo di colore, perfetto. E allora non ti preoccupare, diciamo, su questa cosa qua, belli ragazzi, vedi, dice J plus 11, belli ragazzoni praticamente, quindi non ti preoccupare, ragazzi belli, però la bellezza sta negli occhi di chi guarda J plus 11, quindi a te per esempio può piacere Monkey Island, ma a Emily Thorne può dire che è sto coso, ecco qua. Ma Carnazzone cosa ne pensa? Carnazzone potrebbe pensarla bene, pensarla male, sicuramente sarà un modo per divertirci, ragazzi. Comunque Alien Syndrome, ovviamente, rispetto al gioco ovviamente originale uscito in sala giochi, che poi vi porterò di nuovo casomai, perché è veramente un grande capolavoro, sicuramente questo remake per Sony PlayStation
portatile è molto molto diverso e anche molto più facile. Ci sono addirittura molti più elementi, elementi strategici, elementi anche forse di storia, ovvero, ecco qua, J+11, ma dove è nato il no Carnazzone? Allora, Carnazzone, Marco Carnevale è un geologo e oggi fa il professore di sostegno, è nato a Talamona in Valtellina, praticamente in provincia di Sondrio, e poi è andato via, ha lavorato tantissimo in giro per il mondo, penso un pochettino, è molto molto quotato in giro per il mondo, poi però ha conosciuto una qualunque e ha scelto di trovarsi un lavoro dove si trovava una qualunque, che è la sua fidanzata, e che presto diventerà, pensate un pochettino, la moglie, la grande moglie, quindi pensate un pochettino, e tornerà in Valtellina a sposarsi, quindi veramente un ragazzo incredibile. J+11 bellezza frega poco, e non lo so, la bellezza ti deve sempre un po' piacere la persona, altrimenti diciamo quando vuole fare la coccolina, non lo so se ti piace fare la coccolina con un uomo che non ti piace, ecco qua, e mi ritorno, cioè che cosa, ti accontenti, ma stai attenta ovviamente sul fatto della bellezza. La bellezza è negli occhi di chi guarda, sicuramente, quindi tu devi avere il tuo gusto, sicuramente, ma metterti con una persona che sicuramente non ti piaccia, non te lo consiglio, ecco qua, non è che deve essere sicuramente Gabriel Gacco, ecco qua, però sicuramente ti deve piacere, no? È perfetto, e quindi ti deve piacere, altrimenti ovviamente come fai le coccoline? Allora, Carnazzone deve essere affascinante, carismatico, mica figo, ecco qua, Marco Carnevale, carismatico, affascinante, mica figo, ecco qua, oppure il tuo prossimo ragazzo, non lo sappiamo, sappiamo solamente... Sicuramente che quello che ti posso consigliare è che comunque non 300 kg, ovviamente dipende, ovviamente questi chili dove li tieni distribuiti, e dal punto di vista dell'apparato ovviamente sul suo sello, ovviamente lo vuoi prestante oppure no, ecco qua, perché poi dopo è importante, perché ad esempio nel momento in cui fai la coccolina, ovviamente il ragazzo deve praticamente anche essere abbastanza virile, credo, altrimenti se ti trovi il biscottino, penso un pochettino che una volta una mia ex collega si era fissata con un uomo, questo uomo è tutto bellissimo, curatissimo, brillante al lavoro, poi ci uscì insieme e trovò praticamente a fine serata il biscottino, e quindi giustamente ci rimase molto molto male, pensavo poi che il giocherellone, confermi che mi ritorna, è bellissima, non lo so, di gustibus, per me è bellissima, esiste solo la giocherellona, sono una persona non solo molto fedele, ma proprio sono devoto alla bellezza incredibile della giocherellona, ecco qua, poi ovviamente di gustibus, ma l'importante è che siano i miei gusti, quindi non mi permetto di dare giudizio sull'estetica di Emily Thorne, ma nemmeno di altra donna, sono fatto così, questo è il mio modo ovviamente di operare, ecco qua, dice J+11, vuoi temino, pure pretendi, ma di gustibus, per farti capire, torna a dire messa, addirittura Emily Thorne, ti faccio solo i complimenti, forse ovviamente J+11 vuole praticamente anche lui inzuppare il biscottino, forse sarà J+11, pensate un pochettino, la grande sorpresa della serata, potrebbe ovviamente candidarsi, voi state scherzando, J+11 dice io praticamente sono single, sono sposato con Gesù ma non sono un prete, ecco qua, però vedo che J+11 è interessato forse a conoscere Emily Thorne, ecco qua, non sappiamo ovviamente che cosa succederà sicuramente tra i due, lo vedo sempre molto interessato, non erano complimenti, non ti ha fatto i complimenti, che ti ha fatto, ti ha offeso, ecco qua, quindi vedremo ovviamente che cosa succederà ovviamente tra i due, potrebbe essere candidarsi anche J+11 come tronista, pensate un pochettino, lascia il saio e aumenta il sale, praticamente sotto il saio niente, potrebbe essere il nuovo film horror praticamente, dove poi dopo c'è un biscottone praticamente pronto ovviamente a dare a Emily di tutto e di più, dice Emily Thorne, certo io so che sei bella, sei dentro che fuori, e come mai, vai a sapere, avete mandato le sue foto, ecco qua, non lo sappiamo ancora se ovviamente J+11 ha avuto praticamente le fotarielle da Emily, non lo sappiamo ancora, ecco qua, Gasmizzoni dice quei buchi a bruchi a lei li facevo più carini 20 anni prima, lo so, il problema sai già qual è, caro Gasmizzoni, dal punto di vista videoludico sai già qual è il problema, è che hanno fatto la grafica tridimensionale, e quindi giustamente avendo fatto la grafica tridimensionale il gioco è uscito
uscito ovviamente una mezza schifezzella, una mezza schifezzella. Ecco qua, dice ovviamente Emily Thorne, G+11 ha l'intuito angelico. Gasmizzone, Emily Thorne, certo, Emily Thorne, no, G+11 sì, ecco qua, Emily Thorne assolutamente no, assolutamente no. E qui ovviamente Emily Thorne, anch'ella praticamente con un carattere forte, si impone proprio su G+11, che adesso ride e abbassa un po' la cresta, praticamente abbassa, l'importante è che non abbassi il saio, perché se abbassa il saio potrebbe uscire il biscottino, come potrebbe uscire il biscottone, pensate un pochettino ragazzi, non lo sappiamo, la foto praticamente, quindi assolutamente no, non hai mandato la tua foto praticamente a EG+11, vabbè, ma Emily Thorne manda le tue foto solamente a chi ovviamente vuole realmente conoscerti, anche per questo io e la Giocherelluna avevamo intenzione di farti fare una serata praticamente con Emily Thorne, proprio per tutelarti. Non stufa, sono stufa che dici che mando foto, ci manca dei giochi, credo che ti piace il biscottino, no, a me no, a me piace la fresellina, praticamente la fresellina della Giocherelluna, ecco qua, quindi che ti posso dire, il biscottino non mi piace, ecco qua, il biscottino, anche perché ho già un biscottone, quindi figurati se vado a pigliare il biscottino, ecco qua, e quindi giustamente ragazzi, come vi sto dicendo, sarà una serata sicuramente fantastica. Parliamo di altre cose, ovviamente la vicinanza, e mi ritorno, la vicinanza, quanto voi, etero tranquillo, però sai come si dice, è come un mio amico quando praticamente andò a farsi l'esame per la prostata, teneva praticamente 50 anni, andò a fare l'esame per la prostata, tornò praticamente in ufficio, io al tempo lavoravo in un ufficio con altre persone, e lui disse, ah ragazzi sapete, però l'esame della prostata non è male, avere quel dito dietro mi ha incuriosito, quindi questo, e lui era fortemente eterosessuale, quindi pensate un pochettino che cosa potrebbe uscire ragazzi, non lo sappiamo, qua il mondo ovviamente, la vita è imprevedibile davvero, ecco qua, no, etero tranquillo, è morto sotto, ecco qua. Comunque ragazzi dobbiamo sapere anche un'altra cosa, dai, mi ritorna all'altezza praticamente, è morto dietro praticamente, dobbiamo sapere anche da Emily Thorne ovviamente quelle che sono ovviamente le particolarità le particolarità ovviamente anche dell'altezza minima che deve avere, l'altezza massima che deve avere, quindi non sappiamo se Emily Thorne è piccolina o se ovviamente è molto molto alta, non lo sappiamo questo. G+11 ride. Giocherello, non hai mai pensato di fare radio? Allora, anni fa praticamente, quando ero piccolo devi sapere che la mia passione videoludica nasce in una forma anche divulgativa. Che cosa vuol dire questo? Io quando ero piccolo invitavo i miei amichetti a casa e descrivevo praticamente il videogioco in base a tutte le informazioni che ero riuscito a reperire. Questa cosa ovviamente poi dopo la trasformai in una specie di passione, nel senso stampavo di mie spese una rivista videoludica e la portavo a scuola, ecco qua, quindi pensa un pochettino. Molte persone mi dicevano tu potresti fare lo speaker, è vero questa cosa qua, però in realtà preferisco fare tendenzialmente lo streamer, che mi permette anche di divulgare, far vedere videogiochi, ecco qua. Gasmizzone, tienilo duro, sempre duro Gasmizzone. Detto questo cari amici e care amiche, vi voglio dire anche quest'altra cosa legata, associata praticamente all'altezza. Quanto deve essere alto Emily Thorne, questo ragazzo? Questa è una cosa ovviamente molto molto importante, perché noi dobbiamo ovviamente sapere di non portarti il nanetto a casa, oppure il gigante Bruno. Ecco qua, Gasmizzone, tieni duro. Giocherellone, perché nei tuoi video TikTok schiocchi le dita prima? Così per gioco, le schiocco nei video, ma anche negli short. Se tu vai su YouTube, caro G+11, puoi vedere che schiocco le dita nei miei short, così per gioco, è come se mandassi il chuck. Ecco qua, mi fa ridere questa cosa qua. Comunque Emily Thorne, ancora ci devi dire l'altezza di questo ragazzo, proprio per evitare ovviamente brutte sorprese ovviamente a livello di altezza. Ricordati che ci sono i giganti, ma ci sono anche ovviamente, ci sono i giganti, ma ci sono anche i nanetti sopra il 1,70 m, sopra i 17, sotto, dici sopra il 1,70 m e sotto i 17.
17, quindi almeno 17 centimetri di apparato genitale. E vabbè, Emily torna, è stata sicuramente sincera. Giocherellone, ieri sera sono tornata alle 3 di notte. E che hai fatto? E che hai fatto? Non mi dire che sei andata a messa, perché non ci crede sicuramente nessuno. Che cosa sei andata a fare qui, ragazzi? Abbiamo acchiappato il macchinone praticamente, vedete un pochettino. Andiamo, abbandoniamo la partita e ci andiamo a fare ovviamente quattro chiacchiere finali. Ragazzi, che dirvi, Alien Syndrome in versione Sony PlayStation portatile, sicuramente un buon remake, però non è all'altezza sicuramente dell'originale, che poi vi farò vedere. Giocherellone con amici e gnocchi addirittura, quindi praticamente G Plus, praticamente tu dici ovviamente di essere sposato con Gesù, ma in realtà esci anche con le signorine e addirittura con gli amichetti. Vabbè, vedremo ovviamente se ti candiderai, ma dimmi una cosa, ovviamente prima ovviamente della chiusura di questa incredibile live, se ti candiderai anche tu a spasimante alla tronista Emily Thorn. Emily Thorn, qua i parametri dell'algoritmo sono tosti, sono molto tosti, però guarda che G+11 in realtà non ci ha ancora detto che età ha. Emily Thorn ha detto massimo 50, minimo 35, e quindi vedremo sicuramente che cosa accadrà. Sono dell'82, quindi perfetto, quindi tendenzialmente rientri all'interno della fascia di età. Gasmizzoni dice: mi sembra che sia adatto alla carriera ecclesiastica. Sì, ho capito, ma non esce con amichette e gnocche, ecco qua, anche perché non ha detto ragazze, ha detto gnocche, quindi ovviamente ha detto belle ragazze, disponibile. Emily Thorn dice: sì, vieni anche tu, G+, che ti faccio l'esame, ecco qua. Vabbè ragazzi, vedremo un pochettino sicuramente se G+ ovviamente si candiderà a quello che ovviamente è questa grande diciamo possibilità. Io inizierei forse dopo mangiato casomai a fare non una serata, un uomo per Emily Thorn. Pensate un pochettino, sarà praticamente una just chatting, sicuramente molto molto divertente. Andiamo a definire quelli che sono praticamente i parametri praticamente di questo ragazzo, di quest'uomo che comunque Emily Thorn diciamo cerca, e poi ovviamente faremo casomai una classifica. G+, Giocherellone, sarà gnocco? E non lo sappiamo, perché allora oggi è, diciamo, questo è un periodo in cui ci sono tantissimi single e tantissime single, ecco qua, è un periodo di forte solitudine per gli esseri umani, nel senso che attraverso prima l'arrivo dei telefonini e poi ovviamente di un internet a banda larga, sicuramente la maggior parte delle persone ha perso anche la voglia di stare insieme, ma soprattutto ha perso la fiducia nel prossimo, anche a fronte di tutte queste brutte notizie che si sentono. Allora, che cosa è accaduto? Che sicuramente molte persone non si fidanzano più, non si frequentano proprio più, ed è proprio per questo motivo che ovviamente noi dobbiamo capire un attimo chi sarà lo spasimante, ma spasimante che non sia una persona deviata, non sia una persona alla Pino Shooter. Ecco qua, dice Emily Thorn, praticamente non ci credo, mi illudi come al solito. No, quando tornerò allora facciamo un uomo per Emily Thorn, la just chatting, e ovviamente avviserò prima su tutti i social network in modo tale da cercare praticamente un uomo proprio per te, proprio anche per farti questo regalo di fine anno. Giocherellone, è meglio essere single? E dipende, perché allora io per esempio Emily Thorn, per quanto mi riguarda, io credo che Emily Thorn possa essere per molti di voi che siete single un'ottima compagna, ecco qua, sicuramente una persona con cui è possibile scherzare, una persona curiosa che vedi, si va a vedere le news, si va a leggere si va a vedere i filmati, si va a vedere anche, si va ama la musica, ama stare in mezzo alle persone, quindi anche di compagnia. Quindi essere single forse per te, non lo so, forse per te anche andrebbe bene Emily Thorn. Giocherellone dice G+, dicono che un asteroide ha colpito Giove, e lo so, l'importante è che non colpisca la Terra, caro G+. Emily Thorn dice G+11, lanci il sasso poi togli la mano. G+11, perché ti stai tirando indietro, ti stai tirando indietro come spasimante, però ricordati caro G+ che in realtà adesso succederà una cosa particolare, andremo sul canale praticamente Just Chatting, quindi dopo mangiato, adesso è praticamente quasi luna, andremo praticamente sul canale Just Chatting e vedremo che cosa succederà. Hai capito bene? Sì, purtroppo, purtroppo ogni tot minuti c'è la pubblicità, quindi o fai piccole pubblicità, te le mette stesso Twitch G+11, o ti mette piccole pubblicità o ti mette grandi pubblicità. Manco video di sposarmi oro, ma infatti Emily Thorn, ma su questo un compagno diciamo per te va bene, anche perché poi dopo avendo tu
figli, che te ne importa, è sposato o non sposata, poi questo comunque viene dopo, questo è il mio parere personale. Dice G+11, Emily Thorn, potrò leggere solo i tuoi commenti per ora, vabbè, ma figurati, fra poco potrai vedere, ascoltare anche quello che dice il giocherellone, nonché ti ricordo che per ascoltare totalmente quello che dice il giocherellone puoi rivedere comunque la live dopo che ovviamente sia stata fatta. Certo, in live tu sei in prima linea, quindi puoi parlare in prima linea, per questo dico sempre abbonatevi ragazzi, perché il costo è molto basso, ma potete, diciamo, evitare le pubblicità che sono necessarie ai social network che mi ospitano, eh? Non è che il giocherellone è l'unico al mondo, ma se vi trovate, ma che senso ha vedervi tutta questa pubblicità? E purtroppo Twitch impone agli streamer di mettere la pubblicità, perché con la pubblicità non lasciano l'audio anche del video streaming, lo so, G+11, ma infatti G+11, questo ti dicevo, se tu hai piacere a stare qui ti consiglio di abbonarti, perché il social network, i social network di oggi, che sia YouTube, che sia Twitch, cioè quelli che permettono lo streaming, mettono le pubblicità, e le pubblicità non puoi toglierle perché sono ormai necessarie alla sopravvivenza del social network. G+11 non ho soldi, allora purtroppo ti consiglio, allora se non hai soldi ti consiglio di fare questa cosa qua. Puoi rivedere le parti ovviamente in cui non parlo su YouTube, ovviamente, dove c'è tutto l'audio completo, ecco qua. Certo, non stai live, quindi ti perdi sicuramente tante cose, però ti ripeto, volevo incoronare Gasmizzone come il più virile del gruppo, Gasmizzone, sicuramente Gasmizzone, però che io sappia, non so, forse è ancora impegnato, non sappiamo ovviamente se lo sarà in futuro. Certo, il problema di Gasmizzone è la vicinanza, nel senso che Gasmizzone sta a Catania e ha un lavoro a Catania, tu credo che lavori in Piemonte, e quindi giustamente siete a una distanza forse un po' troppo elevata, anche se c'è comunque una fortissima compatibilità, almeno astrologica, tra te e il Gasmizzone, ovvero lui è Toro e tu sei Capricorno. Metti il simbolo, il bombolone gli devo mettere a Gasmizzone, poi glielo metto il bombolone praticamente. G+11, giocherellone, vado in bagno, torno subito. Va in bagno, però non so se mi trovi ancora, bisogna vedere in quanto tempo diciamo occupa questa defecazione, perché poi dopo andrò a mangiare, quindi ci vedremo oggi pomeriggio, pensate un pochettino, con un uomo per Emily Thorn, ecco qua, un altro con il bagno, e si è eccitato che deve fare i bomboloni. Gasmizzone dice quindi grande compatibilità tra Toro e Capricorno, e poi Gasmizzone adora i bomboloni, quindi se Emily Thorn è dotata di mega bomboloni, Gasmizzone piglia e sale direttamente in Piemonte. G+11 dice rido ovviamente dal bagno pensando ai bomboloni di Emily, ma esistono tante scuse per non salire, forse da parte del caro Gasmizzone, però io credo che se il Gasmizzone potrà, ti verrà a trovare, però succederà di tutto e di più nella incredibile prossima live, perché succederà di tutto e di più. Che cosa succederà? State certi sicuramente che arriveranno tanti ragazzi, tanti giovani, per questo bisogna anche stare attenti, perché arriveranno anche tanti porcelloni, quindi state assolutamente ragazzi attenti a quello che ovviamente avete oggi, perché oggi Emily Thorn conosce tendenzialmente su questo canale poche persone, pochi ragazzi, invece dopo la prossima live sicuramente arriveranno in massa, ve lo posso assicurare, ecco qua. Ma esistono tante scuse. Gasmizzone si secca pure ad alzarsi dal divano, e su questo ovviamente è una grande comodità del Toro, che purtroppo Emily Thorn non può sopportare. Emily Thorn, ma ci devono scrivere che vanno in bagno per forza, lo scrivono perché sono tra virgolette educati e dicono io non mi assento, perché ovviamente sta succedendo qualcosa, può succedere qualcosa davanti, può succedere qualcosa dietro, con Pino è successo qualcosa dietro, non sappiamo se G+11 praticamente ha avuto una simulazione dinanzi praticamente. Detto questo ragazzi, preparatevi, buttate l'amo adesso, soprattutto su tramite Emily, fate la dichiarazione adesso, voi che già la conoscete, perché nel pomeriggio ci sarà un uomo per Emily Thorn, meglio cerchiamo un uomo per Emily Thorn, e quindi arriveranno, state certi, altri ragazzi, e poi non venite a dire al giocherellone, nonché soprattutto a Emily, io ti volevo bene, e poi dopo tu hai conosciuto Filippo. Ecco qua, telefonata di lavoro vi salverebbe la faccia. Ecco qua, vado a preparare qualcosa da mangiare per mio figlio. Ecco qua, ragazzi, preparatevi. Io adesso faccio una bella pausa, mi vado un attimo a preparare, e poi nel pomeriggio, verso le 15 circa, ci sarà un uomo per Emily Thorn, quindi preparatemi. Emily, vai su Discord gentilmente, fai una lista praticamente delle caratteristiche di questo ragazzo, di quest'uomo, io preparo il file,
in modo tale che ovviamente ci sarà praticamente la descrizione di questo ragazzo e vedremo chi si candiderà. Ovviamente per chi è già iscritto e conosce Emily, buttate adesso l'amo, perché so già che arriveranno tantissimi ragazzi. Non ci piove proprio, con un titolo così arrivano tantissimi ragazzi. E Emily torna, mi raccomando, preparati, perché potresti essere bersagliata, qualsiasi cosa, qualsiasi pericolo, lo puoi dire a me, giocherellone, e anche alla giocherellona, nonché ovviamente agli altri membri fidati del gruppo, dove tipo Gasmizone sicuramente ti puoi fidare se qualcuno dovesse poi dopo molestarti. E mi raccomando, perché ovviamente verrai messa proprio sul trono, quindi preparati. Ecco qua, quindi ragazzi, che dirvi, ci vediamo alle 15 con una live spumeggiante, una live di fine anno tutta quanta per voi, ma anche un bel regalo che io e la giocherellona ci sentiamo di fare a Emily Thorn. Ecco qua, anche perché è stata trattata male diciamo da qualcuno che poi dopo alla fin fine è andato via, ha fatto i suoi porci comodi ed è andato via, e quindi non ci si è un po' tutti, io mi sono consultato anche con gli altri membri sicuramente del gruppo del giocherelloni, ecco qua, e mi è stato detto effettivamente non era Emily la cattiva, ma era quella persona, e mi dispiace dirlo. Va bene ragazzi, chiudiamoci ovviamente questa live e andiamo, ovviamente preparatevi alle 15 con un uomo per Emily Thorn. Mi raccomando, vi avviserò però tramite Telegram, Discord e gli altri social network della partenza proprio della live. Emily, mi raccomando, prepara le caratteristiche, scrivile su YouTube. Ecco qua, Vlado7413, ciao giocherellone, ciao amici. Caro Vlado, te lo dico prima che me ne vado, ho fatto anche la rima, alle 15 ci sarà un uomo per Emily Thorn, sarà una live dedicata a Emily Thorn, dove sarà la tronista, è arrivato Stefano Traverso, quindi ci saranno sicuramente tantissimi ragazzi che vorranno conoscere praticamente Emily Thorn, si candideranno come spasimanti per Emily Thorn, e quindi se vuoi buttare l'amo, se la vuoi conoscere, se la vuoi invitare da te, fallo adesso, perché non sappiamo nel pomeriggio intorno alle ore 15 chi arriverà a proporsi per Emily. Ragazzi, mi raccomando, io vi ringrazio per la visione, vi saluto tutti, ovviamente se non siete iscritti al canale Giocherelloni iscrivetevi, YouTube e Twitch sono i principali social network, potete donare, abbonarvi. E ringrazio Babus 2099 per i 3 mesi di abbonamento, però Babus ricorda sempre che poi sono in debito io con te, cioè preparami quella lista di quel file praticamente di Excel e me lo devi caricare su G Drive, praticamente è la cosa migliore sicuramente. Oh mamma mia che cosa sta succedendo su questo canale, cioè Vlado 7413 ha detto Emily ti amo, non avevo letto questa cosa qua, Emily dice ti amo anche io, Vlado 7413 dice ti continuo ad amare. Ecco qua, quindi ragazzi, non so che cosa succederà nel pomeriggio alle ore 15, ecco qua, perché potrebbe chiudersi un amore che sta nascendo proprio in questi secondi, quindi mi raccomando, state attenti, siamo tutti veramente trepidanti per vedere chi arriverà. Vlado, stai attento, butta adesso, coltiva adesso il tuo campo, perché Emily sarà la tronista alle ore 15. Ragazzi, io vi saluto e vi aspetto sui social network che vi ho detto prima, e preparatevi perché Emily tronista alle ore 15. Ciao a tutti e a tutte, al vostro giocherellone.